a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, un video di nail art su tip. Io qua già ho preparato la tip, questa. Ho lasciato lo stesso colore delle tip, insomma, che di base sono rosa, questa rotellina. Io ho messo gel opaco, insomma, per fare l'effetto opaco. Andremo a fare un fiore estivo, diciamo. Ha un nome sicuramente, soltanto che io proprio non lo so, cioè non mi ricordo, non lo so. Comunque, come fiore è molto bello. E lo andiamo a realizzare con questi colori qua. Quindi ci servirà Buttercup C56, questo giallo, il solito bianco e nero, poi Bubblegum F56, questo, poi Flow Pepper, che questo è il Fast F48, bello fluo, e poi questo rosa qui di La Femme, che è l'H210, che è questo qua, questo rosa qui. Questi sono i colori che andremo a utilizzare per fare questa nail art. Poi vi faccio vedere i pennelli che utilizzo per fare determinate nail art, che tante ragazze me lo chiedono. Allora, io i pennelli che uso per le varie nail art è il super fine, si mette a fuoco di passione unghie, questo qui con la punta piccolissima. Ve lo straconsiglio perché è molto ottimo. Poi uso il liner, questo qua, e questo qua lo uso perché altro. Questo pure potete fare vari ghirigori, eccetera. Siccome le setole più cicciottello, diciamo, confronto, vedete, è super fine. Questo qui lo uso per riempire proprio, per esempio, come nell'art cartoon, no? Lo fa il giallo, lo vado a riprendo più prodotto, lo vado a riempire per fare una cosa un po' più veloce, insomma. Però potete fare anche varie nail art. Poi uso ovviamente il mio amato Kolisky 00, che qui ormai si è accodato, che c'è il numero qua, qui 00 qua, che è questo qui, che questo lo uso proprio per fare i contorni e tutto questo, oppure anche per fare i riflessi col bianco. Poi l'ultimo pennello arrivato, che ormai qualche mesetto che ce l'ho, che è bellissimo anche il micro. È fatto in questa maniera qua e ha le setole ancora più fine del super fine. Questo lo utilizzo proprio quando dovete fare delle righe proprio fine, 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 fine. Tipo come qui, io l'ho usato per fare di quel peperoncino i denti, vedete? Tutte queste robe qua. Vi consiglio di usare questo qui, che è ancora più preciso, insomma, più fino, riesce meglio. Invece per quanto riguarda il super fine, faccio i contorni, vedete, intorno praticamente. Ok, vi ho fatto vedere sia i gel color che andremo a utilizzare per fare questa nail art, i pennelli che io utilizzo per fare le determinate nail art. Ovviamente dopo dipende, poi se certe volte non uso il super fine, uso solo il micro, oppure lascio il micro e uso solo il super fine, dipende, però in questo caso userò tutti e quattro. Niente, direi di iniziare subito questa nail art e ci vediamo a fine video come sempre. Thank you.
Eccomi qua, ragazzi. Allora, questo qui è il fiore. Ho messo Buttercup, non si nota tanto i pallini. Devo mettere un giallo un po' più che si vedeva, però vabbè. Questo qui è praticamente il fiore, spero che vi piaccia. E ho messo anche un rosa iridescente, che è questo qui della Femela, KD128, aiuto, molto bello, che è un rosa e ha questi riflessi, due. E ha questi riflessi iridescenti. Non so se riuscite a percepirli. E ho voluto mettere questo per dargli un tocco in più. Non so se lo vedete che appena girate, ecco qua, si vede questa iridescenza qui e mi piace veramente molto. Questo qui è il fiore. Adesso mi sono ricordata come si chiama, che ormai l'avrete letto già nel titolo. L'ibiscus dovrebbe essere, se non erro. E quindi questo, insomma, quel fiore lì è molto molto bello. Mi piace molto come mi è venuto, carino. Voi cosa ne dite? Fatemelo sapere sotto nei commenti e se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su. Io vi lascio alla prossima e niente, vi saluto, un bacio, ciao!